culturale. Flora Lucco, che possiamo dire di te? Flora Lucco ha già avuto un premio Manieri, diciamo, due anni fa. E sempre per questa cultura che hai, internazionale e nazionale. Flora, questa tua vocazione la fai proprio con un senso di serenità, un senso di... Io cerco di promuovere la pace, la pace attraverso le arti di Candischiana Memoria. Di Candischiana Memoria, lo ribadisco ancora una volta. Dico solamente la frase di Kandinsky che dice l'occhio è il tasto, l'orecchio è il martelletto, l'anima è uno strumento che si avvale di molte corde. Applauso, perché lei è anche pittrice, non è soltanto promotrice culturale. Questo è uscire il terzo libro di poesie Madrigale. Madrigale. E come diceva Milena Petrarca, sono pittrice, canto anche. Canto, e comunque cerco di esprimere un'esigenza interiore, perché attraverso l'arte cerco di approfondire i valori dell'amore e della spiritualità. Abbiamo formato adesso un'associazione internazionale artistica che si chiama Ibda Art Peace, e insieme a Manal Seri, che mi ha accompagnato oggi, e che si propone di fare degli eventi internazionali di scambio artistico e culturale con gli artisti del Mediterraneo, e per promuovere la pace, perché diffondendo la cultura e le arti si abbatte il pregiudizio razziale e si promuove la pace che, come valore di sostanza, non si riempie di parole facili, sì, che non portano a nulla. Quindi non è finito, perché deve avere la nomina speciale della Magnegrecia come operatrice culturale internazionale e collaboratrice dell'Associazione Internazionale Magnegrecia Latina New York. Quindi tu sarai una nostra ambasciatrice. Io anche sono onorata di questo premio e cercherò di collaborare. Inaspettato. Va bene. Improvviso mi ha chiamata e mi ha detto avrai un riconoscimento da noi. Hai fatto tante attività belle. Complimenti a questa nostra Flora Lucco, o donna straordinaria.